Siamo. Sta iniziando. Sta iniziando. È iniziato. Eccolo. Ciao a tutti, cari amici di Focus, e benvenuti a questa serata insieme dove toccheremo l'argomento l'energia creatrice. Aspetto che si colleghi qualcuno e intanto apro la sezione dei commenti così posso vedere quello che mi scrivete, se li trovo. E poi piano piano iniziamo. Eccoli qua i commenti. Hola. Ci siamo già collegati, oh, vedo che cominciate a scrivere, quindi fra poco iniziamo insieme. Luigi, ben arrivato. Valeria, ben arrivata. E Mariella, ben arrivata. Benvenuta, buona serata, grazie. Grazie Enrico e grazie ad Anna che tengono vivo il canale Focus e lo riempiono sempre di ricchi contenuti che ci aiutano un po' a uscire dal conosciuto. Allora, cominciamo. L'argomento di questa sera è decisamente un po' fuori dal comune, è comunque molto importante, molto toccante. Non so, a me sicuramente mi sta toccando, perché una parte di me, la parte sicuramente quella più umana, si sente di fronte a questo argomento piccola e insignificante. E quindi dico, ma chi sono io per poter parlare di un argomento così infinito. E quindi fortunatamente mi avvarrò del libro La via del cuore e ovviamente vi leggerò i pezzi che ci hanno scritto le guide, perché è l'unico motivo per cui sono qui a mettermi davanti a voi per dirvi cose di questo tipo, perché se no non saprei neanche da dove iniziare. Beh, la prima cosa che mi viene da condividere con voi è farvi una domanda. Che cos'è per voi l'energia creatrice? Io preferisco chiamarlo Dio, ma poi andremo magari a, così, piano piano, a srotolare quest'idea che abbiamo di Dio. Allora vorrei capire voi come lo vedete, che idea vi siete fatti di questo Dio, di questa energia creatrice, della vita, dell'amore, del vostro esistere, dell'esistenza della realtà, se vi siete fatti queste domande, perché non è detto che ve le siete fatte, però immagino che siamo sul mistero della vita, quindi su Focus, è presumibile che tutti vi facciate almeno una volta questo tipo di domande. E se avete voglia di condividermelo un attimo, così assaggio un po' il vostro mondo e lo condividiamo insieme. E poi andiamo un po' a sentire cosa ci dicono le guide a riguardo, giusto per avere un'idea, anche perché ovviamente io l'ho canalizzato e quindi le cose che io non sono in grado di reggere non posso canalizzarle, perché prima di essere parole sono energia e quell'energia tu la devi ricevere. E già quello che ho ricevuto mi ha all'epoca mi ha scombinato completamente l'esistenza perché non ero pronto a reggere quel tipo di vibrazione, no? Di amore, perché la forza dell'amore è una forza sovrumana, essendo proprio sopra l'umano, e quando tocca l'umano certe parti si sciolgono, le famose cristallizzazioni di sofferenza. Quelle cristallizzazioni si sono sciolte, non tutte purtroppo perché alcune parti del mio carattere, del mio ego, sono difficili da mettere al loro posto.
Però diciamo molte cose sono state fatte e quindi è scesa questa energia, no? Delle guide che ci hanno, almeno a me, mi hanno insegnato un po' a stare più con i piedi sulla terra e l'attenzione sul cuore e cercare di capire un po' com'è fatta la realtà, ovviamente nel limite del mio essere umano, vero? Nel senso, la realtà assoluta non è comprensibile a noi. Allora, vediamo un attimo se qualcuno ha avuto la gentilezza di condividere con noi il suo pensiero riguardo a questo argomento. Allora, buonasera, buonasera Tesoldi Franco, buonasera Raffaella, buonasera Francesco di Simone, De Francesco Simone. Buonasera Graziella, buonasera Giada, ciao Enrico caro. Grazie, buona live. Ah, grazie Anna. Grazie di esserti occupata di me. Oh, grazie Mariella che cominci tu. Allora, per me il tutto, un altro modo per dirlo, sì, l'immensità del cosmo, dei tanti universi. Bello, ci sta, ci sta. Ci sta. È il tutto. Infatti c'è un pezzo in cui dicono le guide, Dio è tutto e tutto è Dio. Quindi Dio è tutto ciò che ha, che c'è, tutto ciò che c'è è Dio. E quindi sì. E poi l'ho inteso, cosmo inteso come eccezione più grande, visto che dici tanti universi. Quindi questo presuppone che tu sappia, no, che si trascende un po'. Ah, quello che la nostra scienza ha visto del cosmo attraverso tutte le sue tecnologie che ha costruito. C'è tanto, tanto, veramente tanto da scoprire. Tant'è che loro dicono, no, l'80-90% dell'universo è composto da materia oscura. Oscura non nel senso che sia tenebrosa a livello di male, ma oscura che non la conoscono, non sanno di che cosa è fatta praticamente la maggior parte della realtà. Grazie Mariella per la tua condivisione. Chiara, ciao Federico, ciao Anna, buonasera a tutti. Vibrazione energia universale. Vibrazione ed energia universale, sì, perfetto. Possiamo dire, sei stata franco, sei stato sintetico e è condivisibile. Alla fine è una vibrazione, nel senso l'energia è. Cos'è? Quando la trasmetti è appunto una vibrazione, tant'è che la misurano. L'energia universale, esatto, è l'energia che alimenta e bagna tutti gli esseri, tutte le creature. Quindi sì. Va bene, sapete già tutto allora, è inutile che stia qua. Allora, Simona, per me è l'assoluto che chiamo Dio. Ma sì, l'assoluto. Esatto. L'assoluto comprende tutti i relativi e quindi è incontenibile perché è lui il contenitore di tutto quanto. Infatti, questa cosa dell'assoluto, no? Quindi che è quello che contiene tutto quanto, dici, quando un tempo con mio cugino eravamo andati a fare un corso di sviluppo mentale in Provida per filosofia esoterica iniziatica, c'era questo argomento, no? E mi ricordo che avevamo passato tutto il viaggio di ritorno da Latina a Verona in macchina cercando di comprendere Dio, no? Quindi alla fine ci doveva essere sempre qualcosa di più grande, perché nella nostra mente umana c'è la visione tridimensionale, quindi se una cosa esiste, tipo questo cristallo, ci può essere una mano che lo contiene, una stanza che contiene la mano, e poi c'è sempre qualcosa di sempre più grande. Il concetto di assoluto e di contenitore del tutto ci viene difficile da immaginare, perché dice fuori da quel contenitore che cosa c'è? No, è assoluto. Quindi è sia contenitore che contenuto, che contenente, che tutto quanto. Allora, vediamo. Mariella, è la luce.
L'amore puro e incondizionato, la forza che tutto muove e dà ragione alla vita. Che bello. Questo sì, questo ci piace tanto. Grazie, Mariella. Sì, alla luce. La luce è quella, non questa, che c'è nella stanza, ma è un altro tipo di luce. È amore puro e incondizionato. Anche questa parola, no? Puro, quindi senza secondi fini e senza condizioni, ovvero ti amo solo se fai così. E quindi è grande quello che hai appena detto. Ed è la forza, quindi l'energia, la matrice, la batteria che muove tutto l'universo e dà ragione alla vita. Meraviglioso. Perché infatti il vivere, no, che io spesso me lo sono chiesto e ogni tanto dei momenti di sconforto perché ce li ho, me lo chiedo ancora, dico, ma che senso ha vivere, no? E il senso, l'unica ragione è l'amore. Che sembra così, no, un po' poetico, ma è proprio perché noi abbiamo quest'idea, no, che l'amore è l'innamoramento, è la condivisione, no, di una coppia. In realtà l'amore, come dicevi prima, è l'energia che muove l'intero universo, quindi è una concezione più alta. A noi ci hanno dato delle idee di Dio e di amore che sono veramente, di realtà, che sono veramente striminzite, sono quasi a dir poco soffocanti. Cioè, sono tutte idee ipercondizionate e condizionanti, quelle che ci sono state date, no? Adesso a me dispiace parlare un po' di certe credenze, però cioè, devi pentirti, devi fare delle preghiere perché sennò Dio non ti perdona. Che Dio è? Un Dio che non appena gli volti le spalle ti castiga. E quindi la concezione poi si perde un po', questo Dio giudicante che ti dice, ah, sei peccatore, non è proprio il massimo, no? Invece, come giustamente state dicendo, è completamente un altro universo, un altro mondo. Eh sì. Bellissimo, grazie Mariella, è proprio vero. Ciao Antonio, buonasera a tutti. Io ho un pezzetto di Dio bello dentro di me come tutti voi, esatto, esattamente. Oggi Mariella, se vuoi facciamo cambio, io mi metto di là e tu fai la live stasera. Perché è un altro tassello importantissimo quello che hai toccato. È proprio fondamentale. Perché noi pensiamo che Dio sia qualcosa di esterno a noi, e invece no. Ne abbiamo un pezzettino dentro tutti quanti. E quindi, come vedi, come vediamo, no? Questo, Dio vivendo dentro di noi non ci può ignorare. Esiste in noi, è una parte della nostra vita. Quindi com'è possibile che non ci ascolti? Com'è possibile che non si accorga del nostro malessere? O delle nostre disgrazie? O dei nostri dolori, no? Anche solo emotivi. Ma è lui che non fa. O siamo noi che non ascoltiamo? È difficile ascoltarsi, soprattutto se si sta male, se si soffre. Perché il dolore, no, non vuole essere. Cerchiamo di scappare dal dolore. A chi è che gli piace soffrire?
Quindi fuggendo dal dolore del nostro sentire, le famose spine del sacro cuore, fuggendo da queste spine che ci trafiggono il cuore, fuggiamo dal contatto con il creatore, con l'energia creatrice. E quindi fuggendo da questo contatto perdiamo il senso. Perdiamo il senso della realtà, di noi stessi, perdiamo la bussola e qua siamo in un mondo infinito per i nostri piedi, perché in tutta la vita non riusciremo a girare tutti i centimetri del pianeta Terra, poi parlando, figurati dei sistemi solari e planetari, no? Quindi è un mondo infinito per noi. Quindi immaginiamo che stiamo male. Ci scolleghiamo dal nostro sentire, quindi dalla porta verso Dio, e ce ne andiamo in giro per il pianeta a cercare Dio. Hai voglia a cercare? Non troveremo mai. Ciao Franco, e noi? Luigi, è noi, sì, è noi, quindi sì, è anche noi, non solo noi, lui è sia se stesso, cioè l'assoluto è anche relativo, ma il tempo stesso è assoluto, quindi è difficile da comprendere. Come può una cosa essere assoluta e al tempo stesso essere relativa? Nel senso vivere nel relativo con la come si chiama? Con la coscienza del relativo. Perché è facile pensare, ah, non c'è un cerchio, c'è una cosa dentro, quindi sia il cerchio sia il puntino. Quindi dai, assoluto ed è relativo. Il discorso è quando ti metti nell'ottica del guardarlo dal punto di vista della coscienza. Federico è cieco, orbo, non vede niente del reale e quindi fa quello che può in questo mondo, in questa vita. Dio in quel momento che vive dentro di me è anche me e quindi è anche la mia coscienza limitatissima, ma al tempo stesso è questa coscienza assoluta. Ed è un controsenso che tu dici, ma come può essere? Non ci è dato comprendere. Possiamo immaginarlo, poi averne coscienza e viverlo, quello è un'esclusiva di Dio. Allora, grazie a te Mariella per la tua condivisione. Adele, anche chi vive nell'egoismo ha un pezzo di Dio dentro di loro, sì? Sì, Adele, perfetto, sì. Sì, il fatto che io ignoro, no? Dicevamo prima, io soffro dentro di me, quindi mi separo interiormente, viene chiamata non la separazione interiore. Mi separo, quindi vado in testa, principalmente perché la testa si proietta. Ci proietta sia nella realtà fisica, ma sia in altri spazi dimensionali. La mente è formidabile, è un'antenna che capta vibrazioni, no? Dicevamo prima, energia, vibrazione e luce. La mente è un captatore, no? Di vibrazioni, di energie. Quindi entra in connessione con certe frequenze, quindi sintonizzandosi su quelle frequenze, la mente poi attinge a quel tipo di energia. E quindi se io mi separo e con la mente mi proietto in un altro mondo, in un'altra dimensione, questa connessione che ho con il divino, con l'energia creatrice, con Dio, fra virgolette me la perdo, nel senso non è che cade, la connessione è sempre lì, sono io che non la sfrutto, ok? È come avere internet disponibile, ti hanno messo internet a casa o sul telefono, ma tu non navighi mai. E quindi è una risorsa che non utilizzi. E a un certo punto non la utilizzi così a lungo che ti dimentichi che esiste. A un certo punto magari ti convinci che non esiste, non ci credi neanche. E quindi esistendo il libero arbitrio, che è una delle leggi del creato, qua come la forza di gravità sulla Terra, esistendoci questa legge ti dici, ok, tu sei libero anche di ignorare te stesso e la connessione con Dio, quindi sei libero di ignorarti. E che il problema è che ogni azione ha una conseguenza. E quindi quando ti ignori, poi apri le porte, le spalanchi alla sofferenza.
perdi il contatto con la sorgente dell'amore. E quindi vai a cercare l'amore dappertutto. E il problema è che la maggior parte, io spero la minor parte, diciamo la minor parte delle persone è nella nostra stessa condizione di vuoto perché tutti soffriamo un po'. Quindi è difficile poi perché si va a cercare qualcosa che diventa raro quando in realtà è abbondante. Ok, allora, grazie Adele. Laura, buonasera Federico, ciao. Con il tuo intervento mando un bacio ai cari nell'oltre e a mio figlio. Ciao Fette. Eh sì, anche l'oltre, cioè Dio essendo il tutto comprende anche tutti i regni dei defunti. Per cui i nostri cari che hanno fatto il salto dimensionale non sono separati da noi. E questa è la cosa bella, se, che a volte mi capita, no, di entrare in contatto con persone che pensano giustamente, perché se lo vivi a livello fisico, quando una persona muore, è il corpo. Comincia a disgregarsi e quindi scompare. Quindi quando una persona che vive principalmente dentro il corpo si identifica solo in questa dimensione, io la chiamo così, è un defunto, è un caro, gli scompare, va in crash, poverino, perché dice non c'è più, è scomparso, si è disintegrato. Ma in realtà non è così, cioè l'anima è immortale e quindi. Lo diceva Einstein, no? Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. L'anima si trasforma, prende forma e si toglie dalla forma, è come indossare un vestito. E quindi quando un nostro defunto torna alla sorgente, torna al tutto, torna nel suo regno, noi come possiamo entrare in contatto con lui o con lei? Attraverso la nostra porta interiore, perché la nostra connessione col tutto potenzialmente ci permette di vedere tutto. È potenziale perché noi non abbiamo quel tipo di coscienza e quindi non possiamo entrare in risonanza con tutte le energie, tutte le vibrazioni del creato. Quindi entriamo in risonanza, in contatto quindi con le energie di cui noi siamo coscienti o di cui l'anima vuole in questa incarnazione renderci coscienti. È difficile andare fuori dal, chiamatemelo programmato, no? Però chi lo sa, poi veramente come funziona lassù. Io mi permetto di ricordarvelo, no? Perché vi do degli spunti di riflessione, dei punti di vista, delle idee, delle immagini nella mente, ma dirvi che tutto quello che ho canalizzato è la verità assoluta sarebbe follia, nel senso io ho fatto del mio meglio e ci ho messo il cuore, l'anima e poi magari qualcosa, no, me la son bruciata, me la sono canalizzata male oppure è frutto del mio vissuto, quindi solo voi dentro di voi sapete, no? Sentite qual è la verità, quella che è giusta per voi. Quindi prendete sempre con le pinze tutte le cose che vi dico. Ci tengo a dirlo perché giustamente sono umano e come tale commetto una marea di errori. Allora, Mariella, cosa c'hai scritto? Io sono umile figlia. Mi piace ascoltare e conoscere persone speciali come te, acquisire sempre maggiore consapevolezza, sentirmi connessa intimamente per avere la forza di portare a termine il mio cammino terreno, offrendo possibilmente il mio modesto aiuto, il mio amore a chi ne ha bisogno. Grazie Mariella, sì. Fondamentalmente condivisibile, siamo qua a fare la stessa cosa in un certo senso. Siamo a cercare di dare il meglio di noi, anche se a me capita ogni tanto di dare il peggio, ma ci proviamo a fare quello che c'è da fare.
Ed è bello sapere di non essere soli, di non avere, fra virgolette, tutto il mondo sulle spalle, anche se è un'illusione perché è solo una percezione. Il carico che ci viene dato è in relazione alla nostra capacità di portarlo, quindi qui mi riferisco magari ad alcune persone che hanno una vita che li ha messi duramente alla prova. Se avete ricevuto un carico così pesante, che a volte magari vi fa perdere la speranza, vi fa perdere la fede, sappiate che in realtà non è così. È lo strumento per avvicinarvi ancora di più all'amore. Sembra difficile da comprendere, no? Però, ahinoi, la nostra vibrazione non è perfettamente allineata all'amore. E per riallinearla servono trasformazioni energetiche. E questo tipo di trasformazioni si incarnano poi qua, nella vita sulla terra, con le esperienze che ci portano poi a trasformare questa energia, questa vibrazione, famosa trasformazione alchimica del piombino oro. Sono onorata della tua condivisione, grazie Mariella. Amelia, la gente che soffre fisicamente tutti i giorni ha spessissimo difficoltà a percepire la connessione con Dio. Sì, Amelia, ne abbiamo giusto parlato prima. Perché io sentendo dolore, dolore animico, la mente, che 99% periodico gestisce l'essere umano, fa di tutto per ignorare questo dolore. È come un po' quando hai, non so, stai camminando, magari prendi una storta e continui a camminare. Perché la tua volontà di andare avanti seguendo il tuo programma o seguendo gli altri o seguendo chissà cosa segui, ti porta a sopportare il dolore. Giusto? Tutti sopportiamo il dolore. E allora che cosa succede? Che emotivamente la mente lo tratta come un dolore fisico. E il discorso è che la sofferenza dell'anima a livello teorico non può essere ignorata. Noi non possiamo ignorare la sofferenza, perché sennò l'anima è costretta poi a, fra virgolette, metterci in croce per farci entrare in contatto con lei. Noi non possiamo discostarci troppo da noi stessi. Almeno, noi, alcuni sì, nel senso dipende sempre dall'incarnazione e da quello che sei chiamato a fare in questa dimensione, in questa vita. Alcuni possono anche permettersi il lusso di fare dei disastri, poi però bisogna vedere principio di causa e effetto, no? Poi quando devono recuperare i disastri che hanno fatto. Mentre altri di noi hanno la necessità di restare il più possibile collegati. E questa necessità, ovviamente, quando noi abbiamo questa sofferenza inascoltata, mette l'anima nella condizione di creare degli eventi che ci portano inevitabilmente dentro. Allora, una volta che sei dentro, senti e puoi riprendere contatto. E quindi le persone che soffrono, sì, alla fine in un certo senso perdono questa connessione, anche se in realtà dicevamo prima che è sempre disponibile, sono, siamo noi che non siamo orientati verso di lei, verso questa energia. Laura, mio Giuseppe, come tutti i nostri cari, sono vivi. Sono vicini a noi, sì. Basta parlare con loro perché si ascoltano e ci vedono. Non siate tristi. Eh sì, loro vivono in un mondo bellissimo in linea con il nostro. Ah, che bello. Grazie, Laura. Eh sì, non esiste separazione, dicevano le guide, no? La separazione è la percezione. E la percezione è una manifestazione del tuo essere. E quindi noi percepiamo in funzione di ciò che siamo. È interessante se ci pensate. Nasciamo, abbiamo
dei talenti, no? Delle attitudini, delle propensioni, qualcosa che ci spinge a fare certe cose e ignorare completamente l'esistenza di altre. E come mai? Perché è la manifestazione del nostro essere. Che bello da scoprire. Quindi quando voi volete conoscere una persona, guardate quello che è il suo vissuto e avete visto più o meno, no, su che frequenze gira quell'entità, quell'essere lì. Di che cosa si nutre quell'anima? Con quali vibrazioni in risonanza? Con cos'è in sinergia? Quali aspetti del creato è chiamata a trasformare? Perché poi è anche questo, no? Noi a volte, come si dice, usiamo il concetto di bene e male, no? Ma a livelli più alti non esiste, ognuno fa la sua funzione. E non essendoci giudizio, quel tipo di funzione, anche se agli occhi umani può essere dannosa, in realtà è perfetta per tutta un'altra serie di entità che poi, grazie a quel tipo di evento, scateneranno altre energie. È difficile da capire, almeno per me, perché in realtà siamo tutti interconnessi. Per cui a livello energetico tutti riceviamo tutto da tutti. Allora, buonasera a tutti, grazie per questa diretta. Ah, grazie mille. Ciao Flora, ben arrivato. Ecco, abbiamo iniziato alla grande, direi, perché avete bene o male toccato tutti gli argomenti che sono, fra virgolette, importanti, no? Li conoscete, quindi vuol dire che la vostra relazione con l'energia creatrice è un'ottima relazione perché riuscite a riconoscerla, riuscite a sentirla e riuscite a viverla. Ovviamente penso come me, non sempre, ma queste sono le parti umane, però mi rincuora, mi dà tanta gioia, veramente, mi dà tanta gioia sapere che siete così belli, no? Intimamente connessi, consapevoli, coscienti, presenti. Perché a volte a me capita, no? Magari dico, boh, sono l'unico pirla che sente queste cose, mi sento un po' un alieno in un mondo di sapiens, e invece poi mi ritrovo tanti fratelli e sorelle che fanno anche loro il loro pezzettino per rendere questa vita, questo mondo, un mondo un po' più amorevole. Perché poi alla fine di questo si tratta. Trasformare tutto questo ego gigantesco in amore. Lo facciamo un'anima per volta, una cellula per volta. Allora, mi sono perso un pezzo. Allora, buonasera, ok. Simona, noi e i nostri cari ci troviamo momentaneamente in due stanze diverse della stessa casa. Ah, che bello. Simona, grazie. Sì, è una bellissima immagine. Sì. Bellissima immagine, fantastico, grazie. Sì, esattamente. La porta è aperta. Ma ci sono due stanze diverse. E per comunicare basta chiedere e ascoltare. Meraviglioso. Degna delle guide quest'immagine. Allora, Mariella. Eppure io e la mia famiglia, dopo tanti lutti e l'ultimo devastante del compagno di mia figlia nel 2020. Non abbiamo perso la capacità di connetterci con loro. Io in primis ho subito cercato di rimanere lucida, energetica, positiva, instaurando un dialogo aperto, spontaneo e intimo con il tutto, cercandoli e trovandoli tra mille emozioni e stati d'animo che non è facile descrivere. Mariella, quando
Mi è piaciuta la parte finale perché sei andata dentro. Quando qualcuno ci lascia è comunque un abbandono. La parte umana si sente abbandonata, non possiamo scappare da questo, perché c'è una perdita. Cioè io non posso abbracciare il mio defunto. E visto che siamo incarnati, abbiamo il corpo, tutte queste gioie che il corpo ci può donare, ci vengono private quando un nostro caro va via. E quindi una parte soffre ed è giusto che soffra, ed è giusto che pianga tutte le lacrime, che si disperi, che si lasci andare anche allo sconforto, così si libera dal dolore, della perdita, restando poi, come scrivi tu, coscienti, ma in un secondo momento, no? Una volta che abbiamo spurgato il dolore, nel secondo momento ritorniamo coscienti del fatto che non li abbiamo persi. E quindi ricreiamo questa nuova relazione, questo nuovo dialogo, questo nuovo contatto insieme, tramite il nostro sesto senso alla fine. Qui impariamo a usare, no, il sentire, l'intuizione. Chiamiamolo il sesto senso. Fabiola, ben arrivata. Rosaria, ben arrivata. Mariella 2, perché Mariella 1 è Mariella Za. Mariella 2 è Mariella Nato. Ben arrivata anche a te. Oh, signor Carla, va benissimo, scusami, non riesco a dire il cognome. Nella finaccia, quante Marielle stasera? E ci si sente alieni anche perché non si può esprimere liberamente, viene subito editata. Già, purtroppo Mariella qui spezza una lancia a favore degli altri, nel senso che leggendo questo dico sì, è vero, no? Ma dall'altra parte la mia voce interiore mi dice sì, però c'è un però. Il però è adesso te lo esprimo. Fin quanto, no, noi siamo suscettibili all'additamento, nel senso che quanto ci interessa, quanto ci tocca il giudizio degli altri. Quanto siamo proiettati all'esterno, quanto è grande il nostro bisogno, no, di essere accettati, di essere amati, no, di essere applauditi. Non parlo di te, Mariella, ma mi hai dato questo spunto di riflessione perché è comunque una parte che mi coinvolge più del 50%, nel senso io mi accorgo, grazie a quello che mi hai appena detto, mi è arrivata, no, questa coppinata. E mi ha fatto rendere conto che ho un bisogno di approvazione molto alto. E spesso quando poi questa approvazione viene meno, si soffre, ci si arrabbia, si manda a quel paese la gente. Ma è un nostro bisogno perché cioè, teoricamente a un certo punto nel nostro cammino evolutivo dovremo solo mostrare compassione. Perché loro sono incoscienti, no? Avete presente la famosa frase di Gesù, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, l'incoscienza è la più grande generatrice di sofferenza. E quindi quando quell'incoscienza entra in relazione con noi, ci trasmette quel tipo di sofferenza. Il discorso è che quella sofferenza, se vista con gli occhi dell'amore, in noi esercita la compassione. Se invece quella sofferenza entra in contatto con una nostra sofferenza, quindi entra in gioco qui la legge di risonanza, a quel punto ci tocca e ci fa reagire il più delle volte. Non agiamo coscientemente, ma reagiamo perché ci viene toccata una parte che soffre. Grazie mille perché mi hai dato veramente un bello spunto di riflessione. Cognome egiziano, che bello, hai capito? Poi Elfe, Elfe,
Sai, boh, bello però, mi piace. Ecco, allora, se voi siete d'accordo, a meno che non volete condividermi ancora qualcosa sull'idea che avete o su quello che sentite, che è ancora meglio, dell'energia creatrice, io passo un po' a leggervi cosa ci hanno scritto le guide, nel libro del cuore, così condividiamo un po' quella che è, diciamo, per me, ok? Quindi sempre per Federico. La via maestra, chiamiamole così, io per me sono guide, sono le mie guide, quindi vi condivido le parole delle mie guide perché a me hanno dato una bellissima visione di Dio e anche tanti spunti di riflessione. Ok, allora, datemi un secondo. E cominciamo. Per chi non lo conoscesse, questo è un libro canalizzato da me, dal sottoscritto, e ci sono entità che si sono definite esseri di luce con cui sono entrato in contatto e che mi hanno dato appunto un manuale di istruzioni per cercare di vivere meglio la vita sulla Terra, la relazione con me stesso e gli altri e la mia mente. Ok? Quindi è come dire un bignami, no? Un bignami dove riassume delle informazioni per cercare di essere presenti a se stessi, coscienti, non reagire troppo, capire quali sono le leggi non scritte, no? Dell'universo, quelle che interessano l'uomo, no? L'assoluto, ok? E quindi adesso vi leggo il capitolo Dio è amore. Così vi introduco un po' le parole delle guide riguardo a questo bellissimo argomento che è l'energia creatrice. Allora, mi metto qua così lo sentite meglio. Dio è coscienza e voi siete un pezzettino di Dio, come abbiamo scritto prima, come abbiamo detto prima. Dio è supercoscienza, è ovunque, in tutte le creature, in tutta la materia, in tutti gli atomi, in tutta l'energia. In tutti i piani dimensionali, in tutti gli angoli remoti dell'universo. Ok, quindi qui, come giustamente abbiamo detto prima, ci fanno capire che in tutto ciò che esiste, anche a livello subatomico, e in tutte le dimensioni possibili, in tutti gli spazi concepibili, quindi è appunto l'assoluto. Dio vi ama per il semplice fatto che esistete. Siete immensamente amati. Questa parte invece viene a toccare, no, il fatto che tu devi fare qualcosa per essere amato da Dio, devi fare un rito, devi fare una penitenza, devi fare chissà cosa o chissà quale eroica azione così Dio ti vede e ti ama. No, Dio vi ama per il semplice fatto che esistete. Siete immensamente amati a prescindere da tutte le parole, azioni che commettete, che commetterete e che avete commesso. Questo è. Ok, alleggerisce. Ti alleggerisce dal bisogno, no? Di fare, di dimostrare che sei all'altezza dell'amore di Dio. No, tu esisti. Sei per il semplice fatto che esisti, sei amato. Non devi fare nulla. Non devi dimostrargli niente. Non devi sgambettare o sgomitare come in questo mondo per avere il tuo spazio, la tua dimensione, i tuoi soldi, il tuo amore, la tua vita. Non devi metterti in coda, non devi fare cose che non ti piacciono. No, Dio ti ama sempre, anche quando lo imprechi, paradossalmente. Non si cura delle tue reazioni. La sua è un'energia monodirezionale, nel senso che non viene perturbata da nessun'altra frequenza. Il suo amore è incondizionato. Meraviglioso.
Se vi fermaste a contemplare la complessità del creato e l'armonia che lo domina, capireste che Dio è ovunque e che l'amore di Dio è ovunque. Ok? Noi, questo è bello perché è sottile, se vi fermaste a contemplare la complessità del creato, e noi non ci fermiamo mai. Meno il 90% delle persone che conosco io fanno fatica a fermarsi o a fermare la mente. È sempre un laborio infinito. Io me ne accorgo anche col telefono, no? News, informazioni, leggi, fai, brighi, e quindi il tuo campo di percezione della realtà si restringe a quello che cerchi, a quello che leggi, a quello che ti viene suggerito, a quello che ti viene detto. E perdi proprio la connessione, no? Perché noi dobbiamo distinguere le creazioni umane dalle creazioni divine. La terra non l'ha creata l'uomo, l'ha creata Dio. E allora se noi entriamo in contatto, in relazione, in contemplazione con il pianeta Terra, con gli astri, no? Con l'universo, possiamo percepire questa legge di risonanza che ci ricollega all'assoluto, a Dio. Se invece ci limitiamo a concentrarci sulla vita umana, cittadina, costruita dai nostri simili, ci perdiamo nell'umano. E quindi è chiaro che, per quanto vasto, no? Perché comunque abbiamo creato un'infinità di cose, alcune cose utilissime molto belle, altre un po' meno, ma è sempre limitato. Ci manca, quando ci proiettiamo nella dimensione umana, viviamo tutti i limiti dell'umano. Quando invece ci connettiamo alla nostra sorgente divina, ci apriamo a questa energia. E quando riusciamo a stare dentro, non ci manca niente. Ci manca poi quando usciamo da questa frequenza. E quindi dicono, no? Se vi fermaste a contemplare la complessità del creato e l'armonia che lo domina, capireste che Dio è ovunque e che l'amore di Dio è ovunque. Ma vedete quello che vi manca. Vi sentite separati e cercate Dio nella materia con fredde analisi. Questo è anche riferito un po' alla scienza, no? Le fredde analisi sono intese proprio come fredde, nel senso che al CERN di Ginevra usano la superconduttività degli elettromagneti raffreddati a elio che tocca vic sono vicine temperature vicine allo zero assoluto, quindi meno 273 gradi. Quindi usano questo tipo di refrigeranti per avere la superconduttività e lanciare le particelle e farle scontrare quasi alla velocità della luce. Quindi questo tipo di analisi fredde, in questo senso, no? È legato comunque, vedete quello che vi manca, vi sentite separati e cercate Dio nella materia proprio nell'atomo. Ma cercando di scomporre la materia non troverete Dio, perché focalizzandovi sul dettaglio perdete di vista l'insieme. Ok? Quindi diciamo che è un monito per suggerire anche alla ricerca di, ok, andare nel dettaglio, spaccare l'atomo, perché da lì poi comunque, no? Essendo noi parte del creato, creiamo attraverso le conoscenze delle cose anche benefiche per la nostra collettività, ma al tempo stesso perdiamo di vista tutto l'insieme. Ok? È vero che Dio è ovunque, quindi anche nel dettaglio, ma più scendete nel dettaglio, più la complessità aumenta. E dovreste essere in grado di percepire tutte le vibrazioni sottili che si manifestano in più dimensioni, mentre voi siete focalizzati in una sola dimensione e quindi non potete comprendere la complessità dell'atomo, perché non riuscite a legare insieme tutte le forze che lo dominano, perché ancora non comprendete tutte le dimensioni di questo mondo. Tutte le dimensioni sono interdipendenti, interconnesse. E qui diciamo, possiamo dire che il focus è andato alla ricerca, no, della matrice energetica. Perché alla fine noi come scienza che cosa cerchiamo? Come scienza cerchiamo di conoscere la realtà. E il discorso è che se siamo focalizzati solo su un piano dimensionale, che può essere la 3D,
tridimensionalità del mondo, perdiamo di vista l'insieme, perché dice ci sono tante dimensioni e sono tutte interconnesse, sono intrecciate, sono correlate, quindi una cosa che tu vedi qua come atomo in realtà è legata anche ad altri piani dimensionali. E quindi se non li contempli nelle tue analisi non lo potrai mai capire come sua matrice funzionale. Adesso però torniamo un po' sulla Terra. Se voi comprendeste la realtà, sareste Dio, ma è Dio a comprendere voi e non voi a comprendere Dio. Quindi qua parliamo proprio del relativo e dell'assoluto. Il relativo non può comprendere l'assoluto. Ok? Noi alla fine, per quanto creatori anche noi, nel nostro piccolo ovviamente, non possiamo essere uguali al creatore, ma neanche se ci mettessimo tutti insieme. Perché non tutto ciò che è il creato ha una coscienza umana, no? E quindi tutte le altre creature, tutte le altre dimensioni, frequenze, quelle non riusciremo a allinearle, non potremo comunque comprendere solo quello che è stato creato. Ma dicevamo prima che l'assoluto è sia il creato che il creatore stesso, quindi è entrambe le cose. Noi invece siamo le creature, non siamo il creatore. Lo abbiamo dentro, ok? Quindi siamo un pezzettino di creatore. Quindi potete immaginare di essere come un bambino, un feto, in fase di gestazione dentro all'utero materno. Se, e voi da lì dentro cercate di capire com'è fatta la mamma. Sarebbe paradossale, è impensabile riuscire a decodificare vostra madre da dentro l'utero. Riuscireste a vedere che faccia ha se siete al suo interno? Assolutamente no, è impossibile. Ok, l'immagine che ci forniscono è proprio quella per farci capire che noi siamo all'interno del creato. Dicono: se tu sei un bambino dentro la pancia della mamma, non è che puoi vedere la mamma in faccia. Cioè, è un paradosso, è impensabile. E quindi tu, essendo lì, devi accontentarti a un certo punto, nel senso, sei un bambino dentro la pancia della mamma, sei nutrito da questa vita, sei gestito e sei portato in giro. Quindi, miei cari, vivete la vostra dimensione, lasciatevi nutrire dalla vita, quindi da Dio, dall'assoluto, dall'energia creatrice, come il bambino si lascia nutrire da sua madre, perché solo così riuscirete ad armonizzarvi. Quindi non entrate in conflitto, no, appunto, focalizzandovi, continuando a battere su un punto, perché perdendo di vista l'insieme, ed essendo così proiettati, concentrati, focalizzati, ci irrigidiamo e non abbiamo più quella sensibilità per ricevere questo nutrimento, no, energetico che è l'amore, ma anche tutte le intuizioni che possono arrivare, no? Cioè il divino che opera in noi ci aiuta nelle nostre scelte, nel nostro vivere. Quindi in tutte le cose con cui ci dobbiamo confrontare per lavoro, per necessità, per dovere, per hobby, per caso anche, spesso abbiamo il tappetino rosso spalancato davanti ai nostri piedi. Ok? Anche se noi le vediamo come difficoltà, siamo sempre condotti. È che quando affrontiamo una difficoltà, magari andiamo in frustrazione. E andando in frustrazione perdiamo questa connessione, quindi ci sentiamo soli, abbandonati e ci identifichiamo in questa frustrazione. E quindi dicevamo, quindi miei cari, vivete la vostra dimensione, lasciatevi nutrire dalla vita come il bambino si lascia nutrire da sua madre, perché solo così riuscirete ad armonizzarvi. Se continuerete a scomporre tutto, sarà una ricerca infinita, che sì, vi condurrà lontano, ma vi condurrà lontano da voi stessi, perché vi perderete nei labirinti delle conoscenze e nelle convinzioni, e a un certo punto vi dimenticherete chi siete. Ok? Perché continuando a scavare, continuando a vedere quello che vuoi soltanto tu, essendo tu creatore, costruisci così tante cose, perché poi alla fine
essendo Dio in tutto, tu immagina che, non lo so, mi viene, restiamo sull'esempio dell'atomo. Quando tu vai a frammentare i mattoncini dell'energia fisica, quante informazioni riconosci? Quante cose porti alla luce della coscienza? E tutte queste, questa mole infinita di informazioni poi vanno messe nel giusto ordine, ma per metterle nel giusto ordine, per farle risultare armoniche, serve la coscienza adeguata. E se non c'hai questa coscienza, rischi poi, no, di creare degli ideali che fuorviano, ok? Ti portano fuori, ti portano via dal centro, dal nucleo, dalla verità. E quindi vi perdete nei labirinti della conoscenza e delle convinzioni che, nel senso, se io costruisco uno strumento e lo costruisco per rilevare una certa energia, quello strumento mi dà quel tipo di feedback e quindi mi convinco che è verità. Sì, ma è una verità relativa in un insieme di tante altre energie. E quindi vi dimenticherete chi siete se vi perdete nei labirinti della mente e delle conoscenze. Per contenere tutte quelle informazioni sulla realtà, sulla materia, sulle cose, vi sarete costruiti un mondo meccanico, sintetico, dove non regneranno la luce, la pace e l'armonia, ma regneranno l'attento calcolo, l'attenta divisione, l'attento controllo, l'attenta informazione. Tutto sarà molto robotizzato e anche voi lo sarete. Macchine, macchine sofferenti, compresse da voi stessi, piegate da voi stessi, alla ricerca di Dio e alla ricerca di voi stessi, lontani e separati dalla coscienza. Una capsula spaziale che fluttua verso il vuoto interstellare, alla ricerca di Dio, mentre Dio è ovunque, Dio vi contiene. Qui è un altro pezzo che guarda, in realtà questo pezzo, no, del libro parla a coloro che non sentono. Ovviamente non dovreste sentirlo rivolto a voi, però può darvi un'immagine delle persone che sono separate e che vanno in monodirezione verso la separazione, verso la scomposizione, la frammentazione. Studiano all'infinito la frammentazione loro. E non c'è male, ripeto, non esiste il male. Quindi per contenere tutte quelle informazioni, vi sarete costruiti un mondo meccanico, sintetico, dove non regneranno luce, pace e armonia, ma gli regnerà l'attento calcolo, l'attenta divisione. Tutto questo attento sta per un... Possiamo usare le intelligenze artificiali, che è un software che porta attenzione a certe cose. Quindi quando avremmo costruito, no? Perché ormai a livello tecnologico stiamo costruendo principalmente questo, l'industria 4.0, l'automazione, le reti super veloci, cioè tutto porta a una creazione di un sistema intelligente. E non dico cosciente perché non funziona così, ma tutto questo, no, nelle mani di persone senza coscienza portano a un controllo all'ennesima potenza. E tutto questo controllo poi che cosa fa? Genera la separazione, genera la sofferenza, genera l'incomprensione della realtà, crea appunto, no, meccaniche, macchine. Se poi facciamo un esempio, io mi metto l'auricolare, il visore, il guanto spaziale, la tuta cibernetica, mi trovo in un altro mondo, no? Nella famosa realtà aumentata o nel cyberspazio. Se mi perdo, perché se perdo il riferimento con il mio corpo, il mio sentire, quindi mi proietto in questa entità digitale, in un altro spazio dimensionale, poi faccio fatica a tornare indietro, già lo vediamo nel corpo, la fatica che facciamo, no? A tornare a sentire. Immaginiamoci un altro strato di realtà cibernetico, no? Meccanico, tecnico, elettronico, sintetico, biomeccanico. Ok? Immaginiamoci in un futuro, quando la tecnologia sarà invasiva, quanto ancora più sarà difficile entrare in contatto con noi stessi.
Quindi è bene che ci radichiamo bene, è bene che venga portata alla luce questa conoscenza. Perché noi dobbiamo, come società umana, sì progredire, quindi ben vengano tutte le scoperte, ma dobbiamo anche progredire nella coscienza del suo utilizzo. Perché se ignoriamo gli effetti che queste creazioni possono produrre, ampliamo la separazione, quindi a un certo punto saremo entità sofferenti costantemente, perché siamo così poi estranei al reale che ci perdiamo il senso della vita. Un'animazione carina della Disney era Wall-E, se qualcuno l'ha vista, era un robottino che finiva in una nave che andava con il pilota automatico da generazioni. Questo pilota automatico alimentava gli esseri umani, li manteneva in vita, ma li aveva sovraccaricati mentalmente. Loro vivevano praticamente in poltrone, nutriti da robot, e se la raccontava. Avevano perso di vista il contatto umano, perché se noi siamo incarnati, se noi siamo qua sulla Terra insieme, è perché il corpo lo dobbiamo imparare ad usare come un mezzo per entrare in contatto con amore e non un luogo dal quale scappare, perché se scappiamo poi ci perdiamo, tutto lì, stringendo, stringendo. Siete piccoli esseri, vi è stato donato il mondo, ma questo mondo non vi basta, perché voi non vi fidate. Infatti, vi è stata data la possibilità di viaggiare, ma come vedete, le distanze intergalattiche sono infinite per voi. Non avete gli strumenti e i mezzi, perché non avete la coscienza per viaggiare e conoscere le altre creature di Dio, perché non riuscireste a comprenderle. Ok? Quindi qua ci mettono un po' come razza umana al nostro posto. Nel senso, visto che siete incoscienti, siete piccoli esseri, nel senso, non è un insulto o un giudizio, è un dato di fatto, no? L'essere umano sul pianeta Terra, nel sistema solare, nella Via Lattea, nell'universo, nelle dimensioni delle dimensioni, no? E se noi guardiamo come umanità cosa stiamo facendo ai nostri fratelli e sorelle e alla nostra Terra, al nostro pianeta, alla nostra madre, se vediamo come ci relazioniamo con noi stessi, con loro, con la Terra, capiamo bene dove cosa porteremmo in un altro pianeta. Il film più semplice è Avatar, se l'avete visto. E quindi, essendo così incoscienti e così, fra virgolette, pericolosi per entità più magari che non hanno bisogno di combattere, ci tengono nel nostro recintino. Nel senso, la conoscenza per fare viaggi interplanetari non ci viene data. Siamo qua sulla Terra, agganciati alla Terra, perché non siamo pronti come umanità a fare salti per entrare in contatto anche con le altre civiltà, perché cercheremo di sottometterle. È quello che faremo. Magari non voi, no, spero non io, ma qualcuno sicuramente lo fa, visto lo schifo che purtroppo stanno facendo, no? In qualche nazione più in là. Si continuano a uccidere, a bombardare, a distruggere, perché noi siamo i più forti, voi siete qua, noi siamo là e avanti all'infinito. Noi e voi. Io e te. Tu non sei me, tu non sei diverso. Sei un nemico. Ti devo uccidere. Finché abbiamo questo atteggiamento verso la vita, chi volete che scenda a darci una mano? Scendono quelli che si incarnano, non scendono di certo con quei dischi volanti. Scendono, si incarnano come umani e fanno il loro contributino qua. Lavoreranno come scienziati, come medici, come magari semplicemente aiutanti o magazzinieri. Non lo sappiamo. Comunque non è sede di questo argomento.
Adesso che ti abbiamo fatto fare questo piccolo viaggio, puoi incominciare ad avere un'idea dell'assoluto. L'assoluto, Dio, è ovunque, è dentro e fuori, in alto e in basso, avanti e indietro, su e giù. Compenetra lo spazio e il tempo, compenetra i piani dimensionali, compenetra tutte le coscienze, tutte le anime, tutti gli spiriti, tutte le creature visibili e invisibili. Dio è tutto e tutto è Dio, come dicevamo prima. E quindi qua si poi sentite, no, l'energia che ci riporta all'unità. Questa energia magnifica, no, che entra in tutto ciò che esiste, in tutto ciò che vive, in tutto ciò che è immaginabile, lo compenetra, lo domina, lo alimenta, lo lascia libero di esprimersi, di manifestarsi. Se riusciamo a entrare in questa frequenza, ci sentiamo parte del tutto. Aspettate un attimo, vedo un po' cosa. Poi continuiamo. Cosa mi avete. Se qualcuno ha scritto qualcosa, perché magari mi sono perso, sono andato un po' avanti per la lettura. Allora, torniamo un po' indietro. Dove siamo rimasti? Ok, eravamo rimasti. Buonasera. Mi sai dire se l'angelo custode è un essere di luce o un familiare, un nostro familiare anche antenato? Oh, Graziella, allora la prima cosa che ti devo rispondere è che io non lo so. Ok? E non lo so perché non mi sono mai, non è nelle mie corde questa cosa, nel senso che. Visto che non posso averne la certezza assoluta, per me, io essendo una persona comunque diffidente, diffido anche dalla mia interpretazione. E quindi non mi voglio arrogare certe cose se non in alcuni momenti che sento, nel senso magari mi era capitato in alcuni colloqui individuali durante qualche festival, che in alcune occasioni qualche defunto è sceso e quindi ho sentito quel tipo di energia, ho sentito, ma io sentivo semplicemente dell'amore verso quella persona o la voglia magari di abbracciarla o di dirgli certe parole, ma dirti no, guarda, era suo papà o era sua mamma oppure invece era un angelo che non te lo so dire. Sarei troppo. Cioè, non. Nel senso, non sono la persona adatta a cui fare questa domanda. Io sento diversamente, nel senso, non è che poi io riconosco, però posso avere delle sensazioni. Ok? Quindi sicuramente associ, no? Dici, sento, sto parlando con questa persona, mi parla del defunto, io sento arrivare questa energia e quindi è probabile che sia il suo papà o la sua mamma, no? Come quando parlo di Dio, delle guide, sento questo amore gigantesco, però non so dirti se è un angelo, se è un essere di luce, se è in che cerchia sta della Sefirot, se esiste la Sefirot. Io, cioè, sono molto col naso ficcato sulla terra e quindi non voglio dare certezze su queste cose perché a mio avviso non hanno utilità. Magari per qualche altra persona che ha altri ruoli, no? Nel mondo della spiritualità, quindi di aprirvi ad altri pezzi del creato, avrà una grande importanza e sarà in grado di riconoscere tutte le variazioni di frequenza. E io purtroppo, vedetemi così, sono un po' grossolano. Abbiate pietà di me. Spero comunque di averti dato qualche suggerimento. Non è per cattiveria, no? È che proprio mi coglie un po' impreparato.
nel senso che non sono tarato per spaccare quel tipo di frequenze. Ho sentito varie energie, nel senso, ne parleremo nei capitoli di Regni della Luce, che ci sono più entità e queste energie, questa differenza di energie era molto palese. Però da lì a dirti, guarda, è uno spirito guida, no? È un essere di luce, è un defunto. Faccio un po' fatica. Faccio un po' fatica. Diciamo che contestualizzo queste cose in funzione dell'argomento che sto trattando con qualcuno. Allora, Mariella Azzarà, Federico, mi dici il titolo del tuo libro? La via del cuore, manuale di istruzioni per l'essere umano, edito da Verde Chiaro Edizioni. Autore Federico D'Ambrosio. Scusate il momento slogan pubblicitario. Ah, ok, grazie, gliel'ha scritto lei, scusami. Che messaggio meraviglioso, grazie Flora del messaggio, grazie Rosangela, stupendo, grazie Mariella. Io amo e dono amore, a prescindere se sarò compresa, ricambiata, capita. Beata te, Mariella. Io personalmente non ce la faccio. Nel senso, a volte sì, ma più delle volte. Anzi, nell'ultimo, adesso vi faccio una confessione, che sembra il confessionale del Grande Fratello Gesù. E in alcune occasioni, no, vista proprio sto mondo così un po' rigido, un po' sofferente, ho detto ok, adesso vi rimando la frequenza con cui mi trattate. Quindi, in funzione dell'energia che mi mandi, io te la restituisco, ti faccio da specchio. Il problema è che questo tipo di atteggiamento non è compassionevole, non è amorevole, tant'è che quando pescavo le carte degli angeli, che ogni tanto me le faccio, me le fa Maria, no? Ce le facciamo insieme, arriva sempre, no? Cerca di guardare te stesso e gli altri con gli occhi degli angeli. Quindi circondati e circondali di un amore incondizionato. Quindi il messaggio mi era arrivato ben chiaro, quindi compassione, fede. E quindi, beh, complimenti tu Mariella che invece riesci a essere così ferrea e salda nell'amore. Te l'ho detto, devi venire qua a far tu la diretta al posto mio. Sta a noi andare incontro a lui, Graziella. Graziella, share. E sì, è che non dobbiamo fare tanta strada, quello è il discorso. Guarda da qua a qua, 40 centimetri. Questa è la strada, questo è il percorso. Uscire dalla mente, quindi uscire dalle proiezioni, no? Tu immagina che noi energeticamente stiamo qua nell'etere, no? Fai un cerchio attorno e ce la giriamo, no? Captiamo antenne, frequenze. Noi dobbiamo da qui ritornare giù. Una volta che sei giù, tutto questo spazio viene riempito automaticamente, perché tu spostando la tua energia, qua possiamo dire sono immagini, sono simboli, no? Fai il vuoto, facendo questo vuoto l'amore lo riempie e quindi tu ti riempi d'amore. Questa coppa, no? Il Santo Graal, chiamalo come vuoi, lo riempi. Lo riempi facendo cosa? Mettendo questo io, no? Questa energia di presenza, attenzione e proiezione, la metti da parte, la metti un attimo in stand-by e lasci che il tuo essere ti permei, ti riempia. E quindi, di conseguenza, quando il tuo essere ti riempie, ti permea, anche tutto l'amore di Dio ti riempie, ti permea. E quindi sì, è un piccolo percorso, però è faticoso, è impegnativo. Allora, Carla, cosa dire del passaggio alla quinta dimensione? Ne stiamo parlando prima, da qua a qua, perché fondamentalmente il
me l'hanno fatta capire così. Chi vive in terza dimensione vive la vita soggettivamente, no? Quindi ci sono, io vivo dentro il mio cervello, immaginate, queste sono le finestre di casa, no? Gli occhi. Io vivo dentro e le immagini, quindi la luce, mi arriva dentro. E io vivo in funzione del mio corpo, no? Io ho fatto questo, io sono andato lì, io ho visto, io ho toccato, io. Perché? Perché la mia energia è così legata al corpo che vive in funzione di come lo muove nello spazio e nel tempo, no? Ah, sai, oggi ho preso il libro, ah, sai, oggi ho portato la lampada di sa, ah, sai, oggi ho. E sai, oggi ho fatto, ho detto, ho visto, ho toccato, ho parlato, tutte cose legate ai sensi. Queste persone pu puoi definirle come coscienze ancorate alla terza dimensione. Le coscienze ancorate alla quarta dimensione sono tutte quelle che sono legate alla mente, alla proiezione della mente, al ragionamento, alla filosofia, a tutta quella che si chiama astrazione, l'astrazione mentale, quindi la capacità di uscire da se stessi e proiettarsi in qualcos'altro. Ok? E mi proietto in un quadro, quindi mi arte, anche se la pittura a volte è più vista anche come una connessione nel senso con l'anima, in realtà poi adesso noi parliamo di dimensioni, no? Come se fossero separate. In realtà sono tutte parti della vita. Diciamo sono frequenze ben definite su cui ci si può sintonizzare, ok? Quindi il salto famoso, no? Il passaggio alla quinta dimensione non è obbligatorio. Cioè non è che dicono da oggi quarta e terza dimensione chiuse, tutti in quinta, treno in arrivo, treno in partenza. No, è semplicemente una frequenza su cui molte anime si possono orientare, si stanno orientando, si orienteranno, si sono orientate. Vedendo il creato qua umano, qua, no? Spero che si orientino ancora molte più anime, però la cosa bella di stasera è che mi avete fatto notare che siete belli presenti, belli attenti e ben connessi, quindi molto più di quello che pensavo di io. Quindi mi avete stupito, Dio mi stupisce sempre. E quindi dicevamo, questa quinta dimensione, questo passaggio è un passaggio volontario legato alla coscienza, non c'è fretta, non c'è obbligo, non c'è giudizio, è una cosa che si fa quando si è pronti. Non si possono obbligare le persone, non provateci perché c'è il libero arbitrio, quindi è come prendere, litigare con la forza di gravità. Ciao. La forza di gravità tende verso il centro della Terra. Ok, quindi vi porterà, voi più saltate, più lei vince. La forza di gravità vince sempre. È una legge legata alla massa e la massa della Terra è così gigantesca confronto alla massa del vostro corpo. Vi porterà sempre vicino al suo centro di massa, che è il centro della Terra. E quindi non la vincerete mai. Quindi come legge, quella è. Non è come le leggi dell'uomo che si possono modificare, convertire, arzigogolare. No, le leggi di Dio quelle sono. Lui ha detto questa è la legge. C'è il libero arbitrio, quindi tu puoi scegliere liberamente di stare in terza, in quarta, in quinta, in sesta, in settima, chissà quante ce ne sono. Io, per quello che è il mio livello di coscienza, questo sono riuscito a portare giù fino alla quinta. Ed è sufficiente per me, per la mia visione della realtà, essere connessi al sentire e quindi al proprio Dio interiore, finisce lì. Nel senso, dal mio punto di vista, non ci saranno la sesta dimensione dell'essere, ma perché probabilmente io sono limitato, poi magari arriva qualcuno e ce la spiega e quindi impariamo qualcosa di nuovo. Io mi fermo qua perché già dominare la propria mente, nel senso non dominarla, cercare di gestirla, no?
Quindi non essere vittima del flusso pe di pensieri infinito, no? Cercare di restare ancorati al sentire, seguire la voce interiore e non la voce dell'ego. Tutto questo lavoro per me è abbastanza per questa vita, non voglio sapere altro. Nel senso, se poi arrivo a qualcosa di più semplice che mi sbroglia tutto in un click, io me lo auguro e ve lo auguro. Per quello che sono riuscito a decodificare io, bisogna lavorare dentro. Perché è vero che non siamo soli, no? E quindi, dicevamo prima, si può accettare l'aiuto delle nostre guide e anche del creatore, dell'energia creatrice, per aiutarci nel processo. Ma il processo di trasformazione di una vibrazione interna non è proprio istantaneo, perché siamo noi a proteggerci. Siamo noi a proteggerci da questo processo, perché dobbiamo prendere contatto con le nostre sofferenze e lasciarle andare. Quelle proprio che ci hanno fatto soffrire. Quelle lì, lasciarle andare è abbastanza difficile. Abbastanza, sì. Spero comunque di averti dato qualcosa, Clara, riguardo a questa quinta dimensione. Comunque ne parleremo più avanti, nel proseguo del libro, perché ci sono. Quindi nel proseguo della nostra rubrica su Focus nei prossimi mesi, quando andremo poi a toccare tutte le altre cose, perché ce n'è tantissimo. Allora, penso che bisogna fermarsi un po' e ascoltare la natura, i rumori circondano per riposare la mente, sì, puoi ascoltare il Dio Padre, il fratello Gesù e l'universo. Eh sì. Diciamo che la natura ci offre la possibilità di entrare, di rallentare. Perché se voi guardate le piante, non è che si agitano, no, le piante. Difficile, il loro muoversi è lento, si muovono, no? Le piante si orientano verso il sole e quindi orientano le foglie e i rami crescendo anche quelli si orientano verso il sole, ma la loro crescita è molto più lenta delle nostre azioni. Ma gli stessi animali hanno, è vero che magari, non so, se guardate gli uccelli sono perennemente in movimento. Ma hanno la loro armonia, hanno la loro, chiamiamola danza, il loro mondo, no? La loro dimensione dove anche loro crescono. E quando rientri in contatto con questo, con questa energia, con questa sensazione, no? Per un po' si spegne la mente. Il discorso è che subito la mente poi si riaccende, nel senso non si spegnerà mai la mente. Perché il suo compito, lo vedremo comunque anche più avanti, è quello di gestire, io la chiamo non la scimmietta, l'essere umano, ci deve gestire la mente, deve prevenire i pericoli, perché comunque il sapiens è sempre un animale e in quanto ad animale è esposto a un sistema dove ci sono un sacco di pericoli. Il cervello è predisposto a proteggerlo da questi pericoli. E la meditazione, no? Quindi l'assenza di attenzione al tutto, che sia tutto sotto controllo, e la meditazione, quindi la contemplazione, ci porta a rilassarci, a godere dell'esistere. Ma al tempo stesso ci rende facili prede per un possibile predatore. Ok, non c'è male neanche qua. Semplicemente sono meccanismi umani. Allora, buonasera. Mitico Fede. Matico Fede. Matico, buonasera Matico. Buonasera Mirella, Pinuccia. Buonasera Susanna, buonasera Cer. Non ci permettono di viaggiare nell'universo.
Ci sei rimasto male, Graziella. Non è cattiveria, semplicemente non siamo pronti. Basta che vedi i nostri razzi. Cioè, io ogni tanto mi fermo a guardare la scienza, no? Perché dico, ma porca miseria, cioè, sono dei geni. Cioè, voi pensate che un razzo si basa su un'esplosione controllata? Ci pensate? Sono sopra a cose che stanno esplodendo. Cioè, in realtà sono reazioni chimiche di combustione, però, cioè, siamo ancora noi legati al concetto di energia che la dobbiamo prendere, stoccare, mettere lì. Non riusciamo perché siamo legati alle leggi della termodinamica, dove un sistema è chiuso e quindi l'energia può trasferirsi da una parte e dall'altra, non è che si crea. E non ci rendiamo conto che siamo dentro un universo che è immerso nell'energia. E quindi puoi prendere tutta l'energia dell'universo che vuoi, perché tanto tu sei così microscopico confronto all'universo, che la legge della termodinamica sarebbe rispettata. E che non sappiamo come attingere all'energia dell'universo. E questa è la fregatura. E quindi non siamo pronti al viaggio interstellare. Ok? E non è, capite, una punizione divina, semplicemente non abbiamo la coscienza. Perché? Perché siamo ancora legati a quello a cui siamo legati. E quindi, grazie alla nostra coscienza, ci autolimitiamo. Così non facciamo del male a noi e agli altri. Anche se parleremo più avanti, qualcosa avevamo combinato. Troppo egoisti, infatti lo dici, e materiali, hai detto tu, quindi sì. Poi hai risposto un po' egoisti, sì. E poi legati appunto all'apparenza, a quello che appare attraverso una nostra azione. Facciamo fatica a risalire alla causa perché usiamo dei mezzi di studio che sono relativi. Quindi facciamo fatica. Dovremmo aprirci un po', nel senso la scienza non tocca l'ambito spirituale, no? Quindi no. Perde un pezzo della realtà. Finché perde quel pezzo lì, non può ricevere poi anche tutte le istruzioni da quella parte lì. E questa è la differenza. Ma riceve istruzioni da quelle entità predisposte al mondo della mente. E quindi l'evoluzione segue un certo filo, ma prima o poi la meta dell'universo è l'amore, quindi è Dio, è l'assoluto. La meta dell'universo è entrare in risonanza col creatore. No, lo chiamano il respiro di Dio alla fine, no? Quindi c'è il primo, è l'espirazione, quindi possiamo dire, no, il Big Bang, la separazione. E quindi c'è il creato. E poi ci sarà l'inspirazione, che è il ritorno all'unità. Quando ci sarà questo tipo di cosa, tutti torneremo a essere una cosa sola. In quanto tempo? Boh. Però a me piace come immagine, no? Immaginarla così. Che cosa state sperimentando? Il respiro di Dio. Amelia, con la tecnologia vogliono allontanarci dall'essenza. Dobbiamo ritornare ad avere maggior contatto con la madre natura. Fondamentalmente, sì, un po'. Diciamo sì, molti lo fanno apposta. È un mezzo di controllo della massa. È un modo di gestirci. C'è male in questo? Dipende. Se tu hai coscienza, quando vedi dei tentativi di manipolazione, li riconosci e spegni la televisione, spegni le news, spegni la persona, nel senso ti allontani dalla persona, la lasci nel suo brodo. Perché una persona che ti vuole manipolare, di certo non è disposta a ascoltare e sentire. C'ha dei fini che vuole raggiungere, quindi no, non gli interessi tu.
mi interessa il suo fine. Che può essere inconscio, è vero, magari una persona non lo fa, come si dice, intenzionalmente. È il suo meccanismo di protezione dalla sofferenza che la porta a comportarsi in un certo modo. E mi chiedo quanta coscienza abbiano poi realmente questi qui che usano questi mezzi di controllo di massa. Ma alla fine viene controllato chi non ha coscienza e quindi viene tenuto come in come si chiama? In un ambiente di cultura, no? Come la cultura dei batteri. È come un asilo per bambini, no? Alla fine, l'informazione manipolata e che ti fa fare il tuo lavoro, andare al centro commerciale, andare in piazza del paese, e andare a casa e fare questo giro tutta la vita. È come una culla, ok? Non c'è male. È un modo per sentirsi sicuri, vado lì, vado là, conosco quei posti, faccio sempre il solito giro, vedo sempre le solite persone, facciamo sempre le solite chiacchiere, e parliamo sempre delle informazioni che la televisione ci dice e quindi abbiamo sempre argomenti nuovi, è sempre un modo per tirar fuori qualcosa, le nostre proiezioni. E vivono così, ma dov'è il male, capisci, in questo? C'è semplicemente un'entità che non vuole affrontarsi interiormente, o non è pronta, o non ne ha coscienza, o non ne ha voglia. Magari in sta vita non è obbligata a farlo e se la prende comoda. Noi alla fine non ci è dato sapere, non ci è dato giudicare. Chi fa il giudice lo fa, noi non dovremmo farlo. Però sì, la tecnologia è uno strumento potente come adesso, no? Io adesso sto parlando con voi, non so neanche quanti siete. Siete in 32. Ecco, io adesso sono qua a Zanomella e sto parlando con 32 persone. In questo caso la tecnologia è meravigliosa perché voi siete a casa vostra o dove o in giro per in qualche luogo del pianeta e possiamo condividere insieme. Se la usiamo per questo fine, non c'è male. Il discorso è se la usiamo per fare del male o per condizionare gli altri. Dipende sempre, il coltello se lo usiamo per tagliare il pane va bene, se per accoltellare qualcuno va male. E non è il problema il coltello, quindi non è la tecnologia il problema, è l'uso che facciamo. Quindi alla fine è sempre, stiamo operando per amore o per egoismo? Se siamo egoisti, portiamo l'egoismo fuori. Se siamo amorevoli, portiamo l'amore fuori. L'interno è la causa, l'esterno è l'effetto. Grazie, vado avanti. Oh Gloria, ciao cara, che bello ascoltarti. Riesci a farmi trasportare fra le stelle? Che bello. Che nome mi modestia che hai? Amelia non è modestia perché il mio io, Maria me lo dice sempre che c'ho l'ego grosso, è fastidioso. E che quando mi calo, no, in questo ruolo di portatore del messaggio delle mie guide, devo anche entrare in connessione con questa vibrazione e devo riconoscere quello che sono io e quello che ci può essere al di là di quello che io ho già conosciuto. Ma io semplicemente, essendo comunque uno che gli piace stare davanti a questo giocattolo qua, no, al computer e a fare ricerche, mi interesso di una marea di cose, vedo quanto i miei simili, no, quindi i miei coetanei, i miei coabitanti del pianeta, stanno scavando la ricerca e la costruzione, la creazione, e mi sento veramente piccolo in relazione a tutto quello che esiste. E stiamo parlando solo della Terra, tu immagina tutta la realtà. Tu immagina cioè, la cosa di questo mondo, ok, che i nostri simili hanno già riconosciuto e messo nero su bianco, costruito tecnologie, costruito tecniche, no? Quelle lì sono state portate alla luce della coscienza umana.
E solo entrare in relazione con quelle cose lì è un casino enorme. Figuriamoci, entrare in relazione con qualcosa che puoi sentire col sesto senso, col sentire, ma che non puoi vedere, e quindi devi star qua, no? A sentire una cosa, cercare di dare un'immagine, trasferirla con il verbo e poi dire che è così, che è vero. Non si può, cioè dal mio punto di vista non si può. Perché è presunzione. Presunzione non è modestia, è semplicemente cercare di essere un minimo più obiettivo, no? Uscire dalla soggettività. Comunque ti ringrazio. Allora, non è. Cos'è? Non si butta. Non è importante, ma è una curiosità. Ok, non mi ricordo più di cosa parlavo. Ti chiami come il mio bimbo. Terzo detto. A me piace ascoltare, credimi bene, non si sente. Cosa non si sente? Rosangela Corno non si sente. Oddio. Gli altri mi sentono, quindi probabilmente hai le casse spente, volume basso. Quindi la terza, qua parli di dimensione, stavamo parlando di dimensione, è sempre amata da Dio. La terza età. Oh, signore. Quindi la terza è età. È sempre amata da Dio. Allora, Dio ama tutto e tutti incondizionatamente. Quindi tutte le età, anche se penso che ci sia un errore di battitura, e tutte le dimensioni, cioè l'amore di Dio è incondizionato, no? Dicevamo prima, avevamo letto, Dio ti ama per il semplice fatto che esisti. Non devi fare niente. Tu esisti e sei amato. Figo, no? Non è che ti amo se mi preghi, ti amo se mi sacrifichi questo o quello, ti amo se vieni a messa, ti amo se fai le prostrazioni, no? C'è una parte di religione nell'induismo dove ci sono le prostrazioni, cioè andavano da lì al santuario prostrandosi. Una roba incredibile, una fede assoluta, nel senso una forza di fede che è una dimostrazione bellissima, però non è obbligatorio. Serve a se stessi, ok? Cioè se io mi faccio 100 km facendo le prostrazioni, è una, chiamiamola meditazione dinamica, è un atto di fede gigantesco, ma non è richiesto, è un mio modo di entrare in connessione col divino. E visto che i modi per entrare in connessione col divino sono infiniti, ognuno trova il suo, è chiaro che alcuni sono più in risonanza con l'amore, altri meno. Allora, Mariella, sul lato a destra del tuo armadio vedo il volto di un ragazzo stempiato, occhiali da sole, naso pronunciato, fronte spaziosa. Chissà che qualcuno di voi non lo riconosca. Oh Signore. Qua. Allora, sulla destra del tuo armadio. Quindi sulla mia destra, questo qua. Questo nel tuo armadio vedo il volto di un ragazzo stempiato, occhiali da sole, naso pronunciato, fronte spaziosa. Oddio, io queste cose non le vedo, perdonatemi, sono limitato. Quinta dimensione, energia della terra, energia portata al centro del cuore ed espandere nell'universo, Franco. Ah sì. Diciamo che dobbiamo portare la nostra energia al centro del cuore. Non tanto quello della terra segue i ritmi, no? La terra e siamo noi che dobbiamo entrare dentro noi stessi per espanderci nell'universo, perché sennò ci perdiamo un po', cioè andiamo dai due estremi, o l'estremo terrestre o l'estremo universale, quella è la proiezione mentale, no? Io viaggio con la mente
al centro, no? Nella terra, per viaggiare nel verso. Forse ho mal interpretato, però mi viene da dirti questo. Enrico, il tuo intervento è stato emozionante, grazie Enrico, buonanotte a tutti. È tardi, sono 23:13. Allora, visto che sono le 23:13, vado un po' avanti, così almeno finiamo il capitolo e poi proseguo a leggere. Perché magari qualcuno giustamente vuole andare a dormire. Allora, adesso che ti abbiamo fatto fare questo piccolo viaggio, puoi incominciare ad avere un'idea dell'assoluto. L'assoluto, Dio, è ovunque, è dentro e fuori, in alto e in basso, avanti e indietro, su e giù. Compenetra lo spazio e il tempo, compenetra i piani dimensionali, compenetra tutte le coscienze, tutte le anime, tutti gli spiriti, tutte le creature, visibili e invisibili. Dio è tutto e tutto è Dio. Tu Dio non lo puoi capire, quindi con la mente, perché sei un punto di osservazione e cerchi di osservarlo da un punto. Quindi Federico è un punto, no? Immaginami nella stanza e da qua osservo. Non posso. Dicevamo prima, per il bambino, no? Il bambino dentro l'utero materno, non posso vedere l'insieme. Quindi tu Dio non lo puoi capire perché sei un punto di osservazione e cerchi di osservarlo da un punto, che è anche il punto della tua coscienza. Ma se cerchi di osservare Dio da un punto, poi si divertono un po', ok? Ma se cerchi di osservare Dio da un punto e ti focalizzi su un punto, perché hai degli strumenti che sono gli occhi che si focalizzano, scusate, che focalizzano l'attenzione su alcuni punti, perdi di vista l'insieme. E non puoi, guardando un punto, cercare di capire l'insieme. Qui con tutti questi punti e focalizzazioni si fa un po' fatica. Allora, ma se cerchi di osservare Dio da un punto e ti focalizzi su un punto, nel senso, no, mi concentro su quella cosa lì. Quindi io che sono relativo. Mi concentro su una cosa relativa perché ho il focus, no? Lui dice gli occhi perché è la mente poi che vede, però diciamo gli occhi servono a mettere, a inquadrare nel mondo fisico. Poi è la mente che riconosce, no? Riconosce i segnali arrivati dal campo visivo. Perché gli strumenti che sono gli occhi che focalizzano l'attenzione su alcuni punti, perdi di vista l'insieme e non puoi guardando un punto cercare di capire l'insieme. Okay, quindi se io guardo il dettaglio di una cosa non riesco a vederla nel suo insieme. È come dire io guardo la macchina, visto che tutti abbiamo l'autovettura, e mi focalizzo sul volante, quindi sono seduto nel posto di guida, guardo il volante e mi concentro sui dettagli del volante, la cucitura, l'airbag, il clacson, no? Tutta la pulsantiera del. Mi concentro sul volante. Se io mi concentro sul volante non riesco a vedere tutta la macchina. A parte che se sei dentro la vedi dall'interno, non la vedi dall'esterno, no? E quindi non puoi guardando il volante capire com'è fatta la macchina. È assurdo, no? È palese se ci pensate. Io guardando il volante non posso capire com'è fatta una macchina. Per guardare la macchina devo togliere l'attenzione solo dal volante e guardarla nel suo insieme. Allora dico, ok, nel suo insieme la guardo da dentro, ha queste caratteristiche, la guardo da fuori, ha altre caratteristiche. Mettendo, no, guardandola su più punti di vista e cercando di metterli tutti insieme, mi faccio un'idea di cosa può essere la macchina. Ok? E quindi loro ti dicono, focalizzandoti sul dettaglio, perdi di vista l'insieme. E quindi non puoi, cioè, guardando un punto, cercare di capire l'insieme. Per guardare l'insieme, e qua ci arriva la soluzione, devi abbandonarti alla coscienza. Per poterti abbandonare alla coscienza, devi smetterla di ragionare su ciò che ancora ti lega ai punti che hai riconosciuto. Ok, qui questo è un passaggio fondamentale. Quindi quando tu vuoi capire l'insieme, vuoi diciamo essere il più possibile obiettivo,
devi togliere il focus e stare in ascolto, quindi abbandonarti alla coscienza, fare lo spazio, dicevamo prima. E per abbandonare la coscienza, cioè per riuscire a entrare in connessione con la coscienza, devi smetterla di restare ancorato ai punti che hai riconosciuto, quindi alle esperienze che hai fatto. Non puoi fare riferimento a ciò che conosci se vuoi ricevere le informazioni della coscienza. Perché se tu vuoi fare riferimento a ciò che conosci, devi per forza energeticamente stare nel cervello, perché devi andare a pescare tutte le informazioni. Se invece lasci lo spazio alla coscienza, ok? Quindi tu te ne vai dalla testa, te ne vai nel cuore. La coscienza organizza i dati e ti manda le informazioni che ti servono, perché la coscienza ne sa più di te, ok? Questo è fondamentale, riconoscere dentro se stessi. Quindi, per guardare l'insieme devi abbandonarti alla coscienza. Per poterti abbandonare alla coscienza devi smetterla di ragionare su ciò che ancora ti lega ai punti che hai riconosciuto. Per questo esistono le meditazioni. Per questo si incontra Dio nelle meditazioni, o gli angeli, o i piani dimensionali più elevati. Non osservando all'esterno, ma all'interno, osservate voi stessi. E dentro voi stessi esiste Dio, perché voi siete Dio, come tutta la materia, come tutti i punti che osservate. Ma quando vi focalizzate su un punto, vi dimenticate del resto. Mentre se chiudete gli occhi ed evitate di pensare e lasciate che la coscienza si manifesti, a quel punto riuscite a percepire la sensazione di Dio. Ma è una sensazione perché non avete la capacità di elaborare ciò che è Dio, per cui dovete sempre portarlo al conosciuto. Dovete sempre ancorarlo a quello che conoscete e alle esperienze che avete fatto, perché se no è ignoto e l'ignoto non è comprensibile. Ok, quindi quello che possiamo fare è sentire, avere una sensazione di Dio, perché non abbiamo la capacità di contenere quell'energia, quella coscienza, quella vibrazione. E poi comunque, nel senso, quell'energia che ti arriva, poi la devi in qualche modo etichettare, dire ah sì, Dio è quella frequenza lì, ma la puoi etichettare in funzione di quello di cui sei cosciente, il conosciuto. Perché se no, appunto, dice l'ignoto, e l'ignoto non lo comprendi. L'ignoto è qualcosa che non riconosci, non riconoscendola ce l'hai sotto il naso, ma non la vedi, e quindi è incomprensibile. Tutto ha coscienza, miliardi e miliardi di pianeti, miliardi di conformazioni organiche e inorganiche differenti, miliardi di variabili, miliardi e miliardi di possibilità. È tutta esperienza, è tutta vita, è Dio dappertutto. Sono tutti esperimenti che Dio fa su se stesso, come tu cerchi di fare su te stesso per capire chi sei. È come guardarsi ad uno specchio. Solo che lo specchio di Dio è decisamente uno specchio non comune. Dio è un'entità benevola, perché se dovesse ascoltare le vostre parole vi avrebbe già disintegrati da un sacco di tempo. Ah ah ah, le guide qua se la ridono. Ma comprendendo chi siete, lui permette tutto. Lui è Dio. Lui attraverso di voi conosce una parte del creato, conosce una parte di sé. Ok? È come se tu prendessi coscienza, quindi qua ci danno un'immagine di come può essere, no? Questa energia. È come se tu prendessi coscienza e vivessi dentro tutte le cellule del tuo corpo. Se tutte le cellule del tuo corpo ti parlassero e tu riuscissi a comprenderle e riuscissi a vedere il loro modo di vivere l'esistenza, ti avvicineresti al concetto di Dio, al concetto, giusto per farti un'idea, ok? Quindi è come se tu prendessi coscienza e vivessi dentro le cellule del corpo.
Immagina i miliardi e miliardi di cellule che hai, ok? Che fanno dei compiti, una porta il globulo rosso, porta l'anidride carbonica, la porta l'ossigeno, e tu ci vivi dentro a tutti i miliardi di globuli rossi, vivi il loro lavoro che fanno, e il loro modo di relazionarsi con gli altri globuli rossi, no? Espandi questo concetto in tutti gli elementi che compongono, no? Le micro entità viventi, le nano entità viventi dell'essere umano. E loro ti dicono, se tutte le cellule del tuo corpo ti parlassero, no? Come parliamo noi umani che parliamo con Dio, quindi gli spieghiamo anche le nostre ragioni sulla realtà, quindi se tutte le cellule del tuo corpo ti parlassero e tu riuscissi a comprenderle, ammesso questo, no? E riuscissi a vedere con il loro modo di vivere l'esistenza, non è che la vedi con il tuo e basta, no, tu sei presente dentro di loro, sei cosciente come loro perché vedi la vita come loro, senti quello che vivono loro, ok? Ti avvicineresti al concetto, giusto per farti un'idea, ok? Io quando mi hanno fatto ho fatto questa canalizzazione, no? Ci ho detto ciao. Per questo quando qualcuno ci dice che cioè, stasera mi dicevo, ma che gli parlo io di Dio? Scusatemi il termine, che cazzo ne so? Per questo motivo, perché la mia coscienza è nanoscopica, no? Confronta questa cosa infinita. Ma Dio non lo puoi capire, come già ti abbiamo detto, capire. Non ci sta nella testa, te la brucia se ci entra dentro. Quindi nanogocce, no, di Dio nella testa ti arrivano. Così capisci qualcosa. Ma Dio non lo puoi capire, come già ti abbiamo detto. Eh sì, le cellule del corpo, riuscire a comprendere il loro funzionamento, a sentire quello che loro sentono, a comprendere i loro compiti, a vivere le loro esperienze, sarebbe come simulare l'esistenza sulla Terra. Ma tu e molti altri non avete questa capacità di andare così tanto dentro al vostro corpo. Fate fatica ad entrare dentro il vostro essere, il cuore, no? Che è luce, entrare dentro gli aspetti della materia, che è un po' più densa, come vibrazione, come luce, è molto più difficile. C'è un'altra cosa molto più importante da scoprire, e questa è fondamentale, no? Dicevamo prima, comunque un po' l'avevate annunciato. C'è un'altra cosa molto importante da scoprire. Pregare Dio e dire accetto l'aiuto di due. Scusate. C'è un'altra cosa molto importante da scoprire. Pregare Dio e dire accetto l'aiuto di Dio sono due cose differenti. Perché accettando l'aiuto di Dio lo si riconosce. Pregando Dio non è sicuro che ci sia e che vi ascolti. È proprio differente avere la sicurezza dell'esistenza di Dio ed accettare il suo amore, ok? Quindi io dico accetto l'aiuto di Dio perché sono cosciente del fatto che esiste e che mi ama. Quindi è proprio differente avere la sicurezza dell'esistenza di Dio e accettare il suo amore e pregarlo che vi ascolti per paura che non vi senta. È completamente un'altra cosa. Io quando ho canalizzato questa cosa pianto come un bimbo. Perché? Cioè, quante volte vi è capitato? A me è capitato spesso, no? Ti senti abbandonato, ti senti solo, ti senti perso, ti senti ignorato. Sembra che Dio, scusatemi il termine, vi pisci in testa, no? Ce l'abbia con voi. E quindi ti incazzi, ti rattristi e poi invece no, Dio è sempre lì. Il suo amore è incondizionato, sei tu che ti sei allontanato dal suo amore, che sta dentro di te, perché ti sei separato e te ne sei andato da un'altra parte. È bello e al tempo stesso è dura, perché devi renderti conto che c'è una sorgente infinita dentro di te e tu non ci vai a bere. E stai cercando di bere quella cannuccia nell'energia degli altri. Hai
questo è il salto di coscienza che bisogna fare, no? Riconoscere Dio dentro di sé, lasciarlo agire e può creare un mondo diverso. E invece siamo tutti a rubare al prossimo qualcosa, l'energia, l'attenzione, la vita. Siamo proprio in parte fuori strada. Però ci arriveremo. Con calma, forse qualche generazione, ma ci arriveremo. Ok, noi siamo sempre qui e anche Dio è sempre qui e siamo sempre in ascolto e anche Dio è sempre in ascolto. Noi le guide intendono, e quindi i nostri spiriti guida sono sempre con noi come lo è Dio, come lo sono tutti i defunti, la nostra anima. Non c'è lo scollamento, ok? È solo una proiezione mentale, quindi un distaccamento attraverso l'attenzione. E l'energia psichica, quindi la proiezione in un'energia che si può lanciare, un po' come la canna da pesca, no? C'hai sempre il manico attaccato, ma il filo è una proiezione di te che la puoi lanciare a qualche centinaio di metri. Centinaio di metri, esagerato. Ok? Quindi l'attenzione è questa che ti porta a separarti. Noi siamo sempre qui e anche Dio è sempre qui e siamo sempre in ascolto e anche Dio è sempre in ascolto. Noi non ce ne andiamo mai, perché ti ricordo che noi siamo tutti dentro a Dio e Dio è dappertutto. E siamo tutti interconnessi a Dio e noi a voi. E voi a noi, scusa. Quindi realmente non c'è separazione. La separazione è quella che tu operi dentro a te stesso. L'isolamento è quello che tu operi dentro a te stesso. Accettando il fatto che Dio è dentro di te, che Dio parla alla tua coscienza, scusate, accettando il fatto che Dio è dentro di te e che Dio parla a te attraverso la tua coscienza, puoi recuperare il contatto con te stesso. Ok, questo è un altro pezzo importante. La separazione è nella percezione, ok? E quindi è quella che tu fai dentro di te. Quella che tu operi dentro te stesso, l'isolamento, sentirsi soli, sei tu che lo operi dentro di te. Mentre accettando l'aiuto e l'amore, puoi, ok, accettando il fatto che Dio è dentro di te e che Dio parla attraverso la tua coscienza, quindi il tuo sesto senso, il tuo sentire, la tua voce interiore, puoi recuperare il contatto con te stesso, perché se la lasci parlare, questa voce interiore poi ti riallinea, perché ti fa sentire. E quindi torni a casa. E quindi accetto l'aiuto di Dio, acconsento ad essere aiutato. Accettando il nostro aiuto, comprendendo di non essere solo, riconosci i regni superiori, riconosci la grandiosità del creato. Essa ti porta alla consapevolezza di non essere solo nell'universo e che sei immerso nell'amore di Dio. Siete immensamente amati. Siete immensamente amati. Tutti, nessuno escluso. Ok, questo pezzo è fondamentale. Non tanto recitando, no, accetto l'aiuto di Dio, è riconoscere perché si accetta. E non si prega, nel senso non è che è male pregare, se distinguiamo bene perché si potrebbe fraintendere, ah no, la preghiera non serve un cazzo, no, non è quello che sto cercando di dire, nel senso la preghiera, come qualunque atto per legarsi al divino, è un mezzo per connettersi, okay? È un mezzo per aprirsi, tant'è che nella preghiera tu cosa fai? Ti metti, no, in raccoglimento. E ascolti. Al di là che reciti il mantra, Om, il Padre nostro, adesso non so se nelle altre cosa ci sia nelle altre religioni, però pronunci i nomi di Dio, 72 nomi di Dio, insomma, puoi fare qualunque cosa, ok?
Ma sono mezzi, sono strumenti che ti permettono poi di prendere contatto con te stesso. Ed entrando in contatto con te stesso, entri in contatto di conseguenza con Dio. Quindi accettando il nostro aiuto, comprendendo di non essere solo, quindi riconosci che non sei solo, a quel punto riconosci i regni superiori, nel senso sei consapevole, li riconosci, perché sai che non sei da solo, accetti l'aiuto. Quindi ti lasci permeare, a quel punto hai riconosciuto che ci sono i regni superiori. Non è che pensi ci siano, credi, ah, me l'ha detto Federico. È una cosa che tu fai dentro di te. E a quel punto riconosci la grandiosità del creato, nel senso dici, già tutto quello che abbiamo creato come umanità, per quanto limitato, ok, perché noi vediamo il lato negativo, ha un sacco di limiti. Ma se guardiamo il lato positivo è fenomenale. Ok, abbiamo creato comunque la tecnologia che abbiamo creato, ci sta alimentando in parte, ci sta aiutando a sopravvivere. Quindi, riconoscendo poi anche tutto il resto, almeno una parte, no? Che c'è la parte dell'anima, la parte dello spirito, il fatto di non essere da solo, il fatto che è una sorgente d'amore a disposizione che puoi comunicare con il creatore, caspiterina, cioè tu puoi parlare con Dio e gli puoi anche sentire le risposte dentro di te. C'è questa coscienza, prendendo coscienza di questo, riconoscendo tutto questo, ti porta la consapevolezza di non essere solo nell'universo. Non ci sei solo tu, oh, sveglia, umano, no? E che sei immerso dentro l'amore di Dio. Siete immensamente amati. Siete immensamente amati, tutti, nessuno escluso. Quindi qualunque cagata facciamo come esseri umani, anche la più schifosa, l'amore per noi c'è sempre. Ci sono altre leggi che poi regolano, no? Le cagate che facciamo, ma l'amore è incondizionato. Io quando ho sentito sta roba, fantastico. Accettando l'aiuto di Dio sei continuamente supportato, sei continuamente guidato. Rifiutandolo, quindi ignorandolo o non credendoci o non ascoltandolo, sei da solo nelle scelte. Ok? Quindi accettando l'aiuto di Dio sei continuamente supportato, sei continuamente guidato. Perché allora il discorso è accetto l'aiuto, ma quindi mi apro e ascolto. Ascoltando la mia voce interiore, vengo condotto, no? Verso, come senza attriti, senza sofferenze, perché sono allineato al mio sentire e il mio sentire, essendo la manifestazione dell'amore, mi porta verso esperienze di gioia, di felicità, di amore. Anche quelle magari un po' più dure da dover vivere, le vivi comunque con un altro stato d'animo. Mentre rifiutando o ignorando tutto questo, ti senti solo, ma sei solo non perché Dio ti abbandona, perché Dio è sempre dentro, ma sei solo nelle scelte. Quindi dici dove vado? Va e lì agisci in funzione di quello che conosci, di quello che credi, di quello che hai studiato, di quello che hai riconosciuto e del tuo livello di coscienza. Diversamente vieni ispirato, ok? E questa è la cosa più bella, è il plus, se così lo vogliamo definire. Il plus è che sei supportato, guidato, e poi la cosa bella è che senti l'amore oltretutto e sei anche ispirato. Quindi anche se tu non ci arrivi, ti arriva. Scusate il gioco di parole. Io lo vedo, sapete quante volte io scrivo codice, no? Quante volte non so fare una cosa, mi metto lì, comincio a picchiare con la mia mente, devo fare così, 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 e bong, e non funziona, allora faccio una ricerca, poi faccio un'altra ricerca, poi cerco un pezzo di cosa, non ne vengo fuori. A un certo punto esco da questa energia monodirezionale e mi arriva quell'intuito, mi arriva quell'idea che mi fa cambiare, quindi devo scomodare il mio io. Perché il mio io dice io so fare questo e quindi lo faccio così. E
Invece scomodando questo io, che, e quindi facendolo sentire incapace e alle prime armi, quindi un nuovo scolaro di fronte alla vita, alla realtà e anche alle tecniche che già conosce, facendolo sentire ignorante, ma ascoltando la voce interiore che mi suggerisce, mi arriva quell'idea che mi fa risolvere quella cosa che sto facendo in un modo che non avrei potuto fare da solo. Ed è questa la cosa bella del lasciarsi guidare. Vieni guidato in tutto, dalle cose tecniche, informatiche, alle questioni personali, le questioni amorose, le questioni relazionali e tutto quanto il resto. E quindi, accettando l'aiuto di Dio, sei continuamente supportato, sei continuamente guidato, rifiutando, sei da solo nelle scelte. Sei da solo nelle scelte perché per il resto noi e Dio ti siamo sempre vicini, Dio ti contiene, ti ricordi? Se sposti l'attenzione sul cuore e chiedi il nostro aiuto, noi ti facciamo sentire l'amore, la pace e la tranquillità. Ti avvolgiamo nella luce e nell'amore di Dio. Eh sì, Dio non lo si può rinnegare. Lui è tutto, Lui è creazione, Lui è infinito. Lui comprende tutto quanto. Lui è l'assoluto. Ecco. L'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla fine del capitolo. Ve lo rileggo un attimo, perché è proprio bello. Se sposti l'attenzione sul cuore e chiedi il nostro aiuto, quindi e anche lo accetti poi perché, o mi aiuti, tramite chiedi aiuto e resti in ascolto con le mani pronte a ricevere dentro. Noi ti facciamo sentire l'amore, la pace e la tranquillità. Ti avvolgiamo nella luce e nell'amore di Dio. Eh sì, eh sì, caro Fede, Dio non lo puoi rinnegare. Lui è tutto, Lui è creazione, Lui è l'infinito. Lui comprende tutto quanto, Lui è l'assoluto. Così, stringendo, ci rileghiamo a quest'idea. Ok, perché poi essere coscienti di tutto quello che abbiamo detto è più difficile, decisamente. Però almeno averne un'idea, no? Che non è quello sulla nuvoletta, che pentiti peccatore e prostrati ai miei piedi. Spero che non siate svenuti. Adesso vedo se sono rimasto da solo a parlare, come i matti. No, siete ancora presenti tutti quanti, che bello. Allora, è stato chiarissimo. Anch'io lo vedo. Ah, voi vedete questo ragazzo con gli occhiali. Va bene. No, scusate, sto rileggendo adesso i vostri messaggi e qualcuno vede quello che diceva. Grazie. Vabbè, se avete qualche messaggio, dite tranquillamente. Riepilogo, energia al centro della terra e energia dal cielo. Ah, beh, sì. Sicuramente dal centro della terra l'energia c'è. È alla grande anche, se pensi poi che nutrimento ci dà, e poi anche dal cielo, sì, Franco, scusami, avevo capito male, abbi pietà di me. Buonasera, ciao, ma ciao, ciao, ciao omonimo. Allora, in questo momento storico le egregore sono forti e per alcuni devastanti, la gente è lobotomizzata. I risvegliati sono più inclini al cambiamento.
Sono anni che ho spento la televisione e non mi sento in sintonia con la gente che mi sembra così lontana dal mio essere. E Carla, diciamo che li tengono su una frequenza molto veloce, ok? Poi lo guarderemo nel capitolo Cervello e la mente, ma chi sta in testa viaggia a una frequenza che è anche 10 volte più veloce della frequenza del cuore. E quindi è proprio una vibrazione completamente diversa. E poi queste persone sono ovviamente mentalmente veloci, saltano continuamente da un pensiero all'altro. Mentre se tu sei centrata, ti ascolti, questa persona la senti che è un frullatore mentale e quindi non ti senti in armonia. Così è un modo di vivere l'esistenza. È chiaro che tu vorresti fare qualcosa per loro, ma spesso non lo puoi fare. Quando saranno pronti, usciranno loro dal bozzolo. Ignoreranno tutto quanto, se ne fregheranno e cominceranno a sentire. Ma devono essere pronti, perché devi essere pronto a prendere contatto con la tua sofferenza, con le tue cose interne. Ed è faticoso, nel senso tu immagino Carla che avrei fatto un lavoro su te stessa per stare così, oppure chissà cosa hai fatto, insomma. Grazie Enrico, grazie Mary. Obiettivo della trasmutazione. Sì, un errore, dicevo che resta. Che chi resta nella terza viene sempre amata da Dio. Cioè, sì. Chi è in terza dimensione è amato da Dio come chi è in quarta, in quinta, in sesta, in settima, in prima, in zero, in meno 10, in più 1000. Non è che Dio si mette a dire tu sì, tu no, tu sì, tu no. Ah, tu hai bestemmiato. Ah, tu hai ucciso. L'amore di Dio è incondizionato, indipendente dal nostro operato, dal nostro pensiero e dalla nostra azione. È indipendente. Qualunque cosa tu faccia, sei immersa nella vita e nell'amore. Poi ci sono dei sistemi che regolano il principio di causa e effetto, ma non sono punitivi, sono mezzi per evolvere. Perché se tu non comprendi perché agisci a un livello sempre più sottile e non evolvi. Nel senso, se facciamo un esempio tridimensionale, ok? Tu immagina che non c'è una legge sull'omicidio. E noi magari siamo come in America che abbiamo le pistole e i fucili. E immagina che oggi sono incazzato, piglio il fucile e sparo a destra e a sinistra. Tanto nessuno mi dice niente. Al massimo, se sono più veloci di me, mi sparano loro. Legge del Far West. E che coscienza c'è? Allora cominciano ad esserci le leggi. Quindi si riconosce collettivamente che una cosa fa male, fra virgolette, è reato, perché viola i diritti umani di qualcun altro. Questo a livello teorico, perché alcuni diritti umani sono stati violati giusto di recente, ma lasciamo perdere. Ma il libero arbitrio è rimasto, ok? Quindi è stata imposta per legge una certa cosa. Però tu potevi alla fine obiettare pagando la multa, vivendo delle vessazioni, quindi alla fine comunque è sempre stato rispettato il libero arbitrio. Certo, è stato il condizionamento, è stato molto pesante, e prima o poi queste persone, il loro piccolo karma se lo sconteranno per aver schiacciato e messo in croce i suoi fratelli. Che qualcuno non ha retto e se n'è andato. Poi che tutto sia perfetto per un'evoluzione, sapete, solo qualcun altro lo sa, non di certo io. Allora, Simona, Dio non è definibile né comprensibile perché la nostra proiezione mentale è finita. Sì, sono d'accordo. Mentre Dio è infinito e non è una grandezza che riusciremo mai a definire. Bello, mi piace. Ma
percepire un riverbero della sua totalità è possibile perché racchiusa tutta la bellezza della creazione stessa, frattale nella sua immensità. Caspita Simona, che bello. Me lo dovrei salvare. Bello, grazie. Grazie. Proprio bello. Infinito. Non è una grandezza che... Sì, proprio bello, grazie mille. Grazie infinite per restare in tema. Care guide, avete ragione, è un padre amorevole, misericordioso, tollerante e perdona tanto quanto ama i suoi figli. Quando non interviene è per via del libero arbitrio che ci ha donato, sì, esattamente. Si va avanti anche sbagliando e provando e vivendo il dolore che possiamo causarci o subire per scelte sbagliate o incoscienti, ingenue, sì. Eh sì. Il discorso più semplice, no, che mi è arrivata l'immagine mentre leggevo quello che hai scritto. Voi immaginate un bambino, no? Tutte le volte che cade lo rialziamo noi, tutte le volte che cade lo rialziamo noi. Poi comincia a crescere, cade, lo rialziamo noi. Quando troverà la forza in se stesso per rialzarsi? Capite? Un conto è aspettare che l'esterno mi sollevi, un altro è trovare la forza dentro di me, quindi trovare Dio dentro di me e sentire la sua forza che mi solleva, quindi trovare la forza di rialzarmi da solo. Porca miseria, questa è tosta. È una cosa mia personale. Grazie Mariella, mi è arrivata. Signore, una cosa è certa, solo una fede forte, ferrea, ci può dare la forza per superare i dolori della vita. Saremo ripagati ai fini della nostra evoluzione spirituale. Mariella, anche non aver fede, alla fine ti porterà paradossalmente, no? È vero quello che dici, ma anche chi non crede a niente. Dicevo, anche chi se ne frega, fra virgolette, tutto quello che abbiamo parlato stasera noi, anche lui è immerso nell'amore. E visto che la meta dell'universo, no? Parlando, immaginando questo respiro divino, è il ritorno all'unità, all'assoluto, anche queste persone prima o poi arriveranno. E quindi sì. Devo andare, ma continuo indifferita. Ciao Fede, grazie di essere stata con noi. Allora, io parlo con lui come se fosse il mio confessore. Al di là dei mantra recitati attraverso le preghiere tradizionali, lo faccio in ogni dove, soprattutto al mare, seduta con lo sguardo rivolto al cielo e al sole, e solo mentre io parlo a Dio. Inizia a pulsare, si fa sentire più caldo. Al tramonto si trova una sensazione statica. Ma che bello! Beh, se ci pensate, sulla Terra il Sole è la rappresentazione di Dio, nel senso è la nostra stella, no? È la fonte di vita e di energia del pianeta, che lo alimenta, almeno alimenta la vita, perché la fonte di energia del pianeta Terra teoricamente è il suo nucleo. Però parliamo della vita esterna, per avere questa terra così bella che abbiamo, il sole è fondamentale. Quindi possiamo immaginarlo, tant'è che nell'antichità Ra, il sole, era Dio. È un modo per entrare in relazione, sì, guardare il sole, sì. L'ho guardato anch'io diverse volte, poi... Quando ci entri tanto in contatto, il discorso è che bisogna sì, farlo di sera, magari con gli occhiali a protezione UV, perché sennò ti scombini. Però
o anche da chi non è, l'ho fatto anche anch'io. Però sì, è una bella cosa, poi vedi i pallini di luce dappertutto, non devi farlo mentre guidi questo esercizio, tu al mare sdraiata, sì, guardando il cielo. Grazie Mariuccia, che bella lezione di verità e d'amore. Allora, grazie di cuore Federico, ti hanno ispirato tanto, donando generosamente tanti pensieri d'amore di Dio. E sì, diciamo che mi hanno dato una grande mano, e io l'ho voluta così, dire a tutti. Poi ovviamente chi è in risonanza ascolta. Chi sente dentro di sé già queste verità, poi ha piacere entrarci in contatto perché le riconosce sue. Chi invece è dissonanza fa fatica. Grazie, bellissima serata, buonanotte. Avevo letto qualche parte che al centro della Terra c'è un altro sole, chissà, io ci credo. Oddio, mi affido un po' a quello che hai sentito della scienza, no? La scienza è abbastanza attenta. La cosa bella della scienza è che è brava con la terza dimensione. E secondo i loro studi ci dovrebbe essere il mantello e poi un nucleo fuso in ferro. Però, sai, non sono in grado di risponderti. Credi comunque a quello che desideri, che tanto l'importante è che lo senti, che ti fa stare bene. Allora, Simona, grazie a te delle tue guide amorevoli e accudenti. È stata una splendida serata di apprendimento, di condivisione. Beh, amici, io sono quasi mezzanotte, vi ho fatto tirar tardi. È stata una bellissima serata insieme, è stato meraviglioso poter sentire anche questa sera l'amore dei regni superiori e ci vediamo alla prossima rubrica. Vi ringrazio di essere stati con me, vi mando un grosso abbraccio e un bacio. Buonanotte a tutti.